È la cronaca ad aprire questa nuova edizione delle nostre Breaking News. Esce di strada con l'auto finendo in un canale e rimanendo ferita in varie parti del corpo. È accaduto questa mattina poco dopo le 9 a Lucignano. La conducente, una donna di 25 anni, ha scavalcato e disceso il fossato di un canale ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. È stata trasportata in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena da un'ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo insieme ai carabinieri. E si è alzato il sipario sulla 18ª edizione del Mengo Festival. La serata di apertura ha visto protagonisti sul palco il duo della rappresentante di lista, Mani a Tempo dunque, e clima di festa con la grande folla accorsa al Prato. Le dichiarazioni di Dario e Veronica hanno ripercorso poi anche attraverso la loro musica tutto il repertorio che negli anni appunto li ha visti protagonisti. Ed infine andiamo a Castiglion Fiorentino, dove si inizia a vivere l'atmosfera del Premio Fair Play, l'evento internazionale che intende riaffermare i valori autentici dello sport. Il vice sindaco Milighetti, assieme agli ideatori Angelo Morelli e Chiara Fatai, hanno consegnato un premio a un libro, nello specifico a Edwin Moses, uno specialista, un grande campione dei 400 ostacoli, considerato da tutti all'unanimità il più grande atleta di questa disciplina. È davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, per rimanere informati seguite Teletruria.